a me stava particolarmente a cuore questa vicenda, perché secondo me la Brambilla è anche un esempio. Io come donna veramente soffro in quel palazzo a vedere donne come la Brambilla, come la Santanchè, cioè queste donne che passano le loro giornate dal parrucchiere, che passano le giornate così, che ogni tanto si fanno vedere in aula. Queste sono, queste, inutile, pleonastico vuol dire inutile, infatti. Grazie, del parrucchiere ci frega, pleonastico. Ma invece purtroppo. Esatto, esatto, è inutile. La Brambilla diceva che era inutile portare testimonianza di questi. Infatti ha usato questo termine proprio per dare l'idea, per fare quella che fa, quella che ha cultura. Però magari anche se parliamo come mangiamo, magari secondo me è sempre meglio. Stavo dicendo che. Sì, era animalista come sì, ma lei va dove ti porta il cuore. Ecco, esatto, l'hai detto tu, ma l'abbiamo capito, l'abbiamo pensato tutti quanti. Io dicevo, a me fa particolarmente dispiacere vedere queste donne in Parlamento, perché noi abbiamo bisogno di donne in Parlamento, abbiamo bisogno di donne con grazie, che lo dite voi, non lo fate dire a me. Donne che appunto non passano le loro giornate dal parrucchiere. Sì, infatti la Santanchè che mi sta boicottando l'audio. Noi abbiamo veramente bisogno di donne. Io mi rivolgo in particolare alle donne che ci sono qui in piazza o che magari ci stanno seguendo da casa. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di donne che hanno voglia di impegnarsi, donne con grinta, che hanno voglia di cambiare questo paese. L'Italia ha bisogno anche di voi. Io lo so che è difficile, è particolarmente difficile per le donne giovani in particolare, che magari hanno bambini piccoli, e noi in quella direzione dobbiamo lavorare. Loredana è un esempio, lei ha un bambino bellissimo, la nostra mascotte ormai, ed è l'esempio che quando c'è la grinta e la voglia di cambiare le cose si può fare. Per cui io veramente colgo questa occasione, perché ci sono tantissime donne splendide sicuramente in questa piazza e a casa. Io colgo l'occasione per dirvi che abbiamo bisogno di voi. Grazie. Thank you.